La città di Bari consegna le chiavi della città al maestro Ennio Morricone. Proverò sempre i sindaci e mettono la fascia al contrario, questa volta lo stavo facendo io. Queste chiavi, maestro, aprono idealmente le porte della nostra città, una città che con la musica ha sempre avuto un rapporto straordinario, particolare. In questa città è nato il grande Niccolò Piccinni, in questa città è nato il meno conosciuto, Nicola Deggiosa. Il 3 maggio celebreremo i 200 anni dalla sua nascita. E questa città ha avuto un legame molto particolare con il maestro Nino Rota, che ha diretto il nostro conservatorio dal 1950. Ed è anche per questo legame con la musica che oggi sono un po' emozionato qui sul palco davanti a lei ad accoglierla a nome della città di Bari nella nostra comunità, sperando che possa sentirsi a Bari sempre a casa. Mi permetterà, maestro, di spendere due parole per la nostra città, per la città di Bari, una città che in questi anni è cresciuta e ha voluto affermare anche la voglia di essere testimone di un nuovo sud, e credo che questo festival, il Bifest, lo dimostri. Il Bifest per noi non è soltanto una straordinaria occasione per incontrare e conoscere grandi personalità del cinema, come sta accadendo oggi qui con lei su questo palco. Il Bifest per noi è anche un grande momento di crescita collettiva che coinvolge migliaia di cittadini, quei cittadini che fin dalla mattina presto, dalla mattinata, fanno la coda davanti ai cinema, davanti al teatro, per poter partecipare agli eventi del Bifest. E questo per noi è una cosa importante, tant'è vero che avrà sentito anche nelle parole di grandi personalità del cinema che sono salite su questo palco, che abbiamo prima visto in video. Tutte queste personalità hanno sempre avuto parole importanti per il pubblico del Bifest. E io mi sento di ringraziare la Regione Puglia, la persona del Presidente Michele Emiliano, la Puglia Film Commission con la sua Presidente, l'organizzazione del Bifest, Felice Laudadio, per aver dato questa straordinaria opportunità in questi anni alla città di Bari e per aver dato a me l'onore stamattina di poterla incontrare, di poterla conoscere, e questo momento lo voglio condividere con tutti i cittadini della mia città, con il pubblico che è presente qui oggi e con le tantissime persone che hanno amato e sognato sulle note della sua musica. A pochi metri da qui, sulla via più importante della nostra città, in questo momento la Filodiffusione sta trasmettendo alcuni dei suoi capolavori, e per noi è un momento importante, è un modo per la città idealmente di stringersi attorno alla sua persona. Benvenuto a Bari, maestro Morricone, spero potrà sempre conservare un bel ricordo della città di Bari e spero potrà essere sempre onorato di essere cittadino della città di Bari. Grazie. Questa è la pergamena che il sindaco leggerà. A Ennio Morricone, straordinario musicista, ineguagliabile compositore e ambasciatore del talento italiano nel mondo. Di fronte alla bellezza che ha saputo donarci, alle emozioni che le sue composizioni hanno suscitato nei cuori di milioni di persone,
consegnare gli occhiali della città di Bari un omaggio semplice ma sentito, con l'auspicio che possa sentirsi a casa nella nostra città ogni volta che ci torna. Questo riconoscimento coincide con la 10ª edizione del Bifest, che sin dal suo esordio ha un premio intitolato proprio al maestro Morricone e che quest'anno gli dedica un'immensa retrospettiva e 2 mostre fotografiche a testimonianza della stima e dell'affetto di un'intera città. La storia del cinema non sarebbe stata la stessa senza il genio di Ennio Morricone, che da oggi ci onoriamo di annoverare ufficialmente tra gli amici della nostra città. Grazie maestro. Ma non è finita. Siamo ormai sotto queste grandi feste baresi per San Nicola e c'è una cerimonia, un rito straordinario. Prego, caro sindaco, arriva questo oggetto importante. Sì, perché maestro, le chiavi della città sono importanti, ma la sacra manna del nostro santo patrono è importantissima perché ci protegge tutti, quindi sono onorato di poterla consegnare.